Ma semplicemente quanto accaduto in consiglio comunale non ha precedenti, perché non è mai successo nella storia di questo consiglio comunale che il regolamento non fosse applicato. Mai, mai successo in 80 anni. Il presidente ha deciso di fare in modo sui generis un'interpretazione del regolamento e quindi ha vietato che i consiglieri comunali potessero parlare per ogni emendamento. Noi abbiamo occupato pacificamente e simbolicamente l'aula. Poi si sono assecondate tutta una serie di dichiarazioni e falsità da parte del Partito Democratico e del sindaco, che ovviamente avranno delle conseguenze anche legali. Sicuramente non capiamo il fatto del perché, quando noi pacificamente, perché non abbiamo toccato nessuno, non abbiamo spintonato nessuno, non abbiamo spostato fisicamente nessuno, non abbiamo mai fatto dichiarazioni fasciste come invece ci vengono attribuite. Non capiamo perché, quando invece il Partito Democratico al Senato occupa durante un'assemblea i banchi del governo, allora questa non è un'operazione fascista? Due pesi e due misure. Non è possibile andare a fare una propaganda e a rigirare una frittata quando i primi a non applicare le regole democratiche sono stati proprio loro del Partito Democratico, che noi ribattezziamo Partito Antidemocratico. Non applicare le regole scritte dei regolamenti, questo è abuso.